Siamo al versetto 21 e Gesù dice: nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualcosa della stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri. Ma vino nuovo in otri nuovi. Ogni tentativo di rattoppare il vecchio con il nuovo è destinato a fallire, e chi tenta di farlo è destinato sia a perdere la bellezza della novità, ecco il nuovo che avanza, che Gesù viene a portare, sia la sicurezza che proviene dalla situazione antica, in particolare dalla rassicurante istituzione religiosa, dove tutto era codificato, tutto è stabilito, si è sempre fatto così, non c'è possibilità di sbagliare. Il linguaggio di Marco si rifà ovviamente al rito delle nozze, il cui elemento principale era il vino, simbolo dell'amore tra gli sposi. Gesù presenta la nuova relazione dell'umanità con Dio come la sposa e lo sposo. E questa novità ha bisogno di maniere nuove per essere espressa, svincolate dagli schemi religiosi del passato. E veniamo al trittico sul sabato. Dicevo, un trittico, cioè tre episodi, tre insegnamenti che hanno lo stesso core, che ruotano attorno allo stesso tema. Capitolo 2, i versetti da 23 a 25 costituiscono il primo blocco. I discepoli e il sabato. Il secondo blocco, i versetti da 27 a 28, riguardano l'uomo e la legge. Qui Gesù fa comprendere senza ambiguità la differenza tra l'antica alleanza e la novità del regno di Dio. Il terzo blocco mette in luce gli effetti del legalismo, con l'episodio dell'uomo dal braccio atrofizzato. Nei blocchi 1 e 3 ricorre due volte la menzione del sabato, il sabato, mentre nel blocco centrale, il secondo blocco, appare per ben tre volte. E sappiamo quanto nei Vangeli i numeri esprimano delle valenze teologiche. Il 3 indica la completezza, la definitività. Nel primo e nel terzo blocco compaiono come attori i farisei e i discepoli, in una maniera inclusiva, dicono gli specialisti, cioè formando una inclusione. Anche le domande appaiono in forma di chiasmo, cioè si richiamano a vicenda. 2.24 fanno di sabato ciò che è lecito, ciò che è permesso. È permesso, nel capitolo 3, versetto 4, di sabato fare il bene o il male. Nel primo e terzo blocco la questione discussa è l'infrazione del sabato, da parte dei discepoli nel primo blocco e da parte di Gesù nel terzo blocco. Allora, mentre nel primo blocco è l'infrazione che dà occasione alla domanda da parte dei farisei sulla liceità
di quello che fanno i discepoli. Nell'ultimo blocco è la domanda sulla liceità che precede l'infrazione che Gesù stesso farà ancora una volta del sabato. Capitolo 2, versetto 23. In giorno di sabato, Gesù passava fra i campi di grano, letteralmente fra i campi di seminato, e i suoi discepoli, mentre camminavano, si misero a strappare, a cogliere le spighe. Il sabato. Il sabato veniva annunciato nel Tempio e poi anche nelle sinagoghe al comparire della prima stella della sera dal suono dei corni, da squilli di trombe. Si credeva, specialmente i farisei lo ritenevano, che se tutti avessero osservato almeno due sabati consecutivi, sarebbe iniziato subito il regno di Dio.